Siamo con Simone Cosmano, Solution Engineer Milestone Italia, e ci troviamo davanti ad una grande novità Milestone, vale a dire l'ASCII M10, M30, M50. Adesso ci farà vedere come procedere per un'installazione. Sì, questa è una grande novità che Milestone ha annunciato ed è prossima al mercato. Sono delle appliance già plug and play, quindi pronte all'installazione e all'uso. E appunto per la versatilità e la facilità d'uso adesso vi mostro effettivamente come funzionano. Vediamo adesso le classi di prodotto. Abbiamo un M10 che è un prodotto già plug and play in un'unica versione che supporta 8 telecamere e studiato per un'installazione semplice e veloce, plug and play, pronta all'uso. L'M30 è di classe intermedia fra i due fino ad arrivare all'M50, che è un prodotto da rack che supporta fino a un massimo di 80 telecamere, sempre con la stessa filosofia plug and play. Vediamo adesso nel dettaglio come funziona l'M10. Agganciamo i cavi, quindi tastiera, cavo video, la rete e l'alimentazione. Come vediamo, qui abbiamo un setup con 3 telecamere. Accendiamo l'unità. Fa il boot in tempo reale, come prima accensione, così come arriva dal fornitore. Mentre la macchina esegue il boot, esegue anche una scansione della rete e rileva automaticamente le telecamere presenti nella nostra subnet. L'interfaccia è pronta, noi eseguiamo il login cliccando sull'apposito pulsante, diamo ok, e l'unità già parte con le telecamere configurate, pronte per il nostro sistema di videosorveglianza. Quindi il nostro sistema di videosorveglianza è già pronto all'uso, già attivo. Cosa succede se aggiungiamo una telecamera in più? Semplicemente colleghiamo il cavo di rete alla nostra nuova telecamera, attendiamo che essa si avvii e riavviamo l'unità. Il sistema ci chiede cosa vogliamo fare, noi clicchiamo sul restart e l'unità si riavvia caricando la nuova telecamera che abbiamo appena collegato. L'unità si sta riavviando, adesso apparirà l'interfaccia dove ci confermerà che è pronta per l'operazione di videosorveglianza. Eseguiamo il login. E come possiamo vedere, la nuova telecamera si è aggiunta alle altre 3 già esistenti all'impianto e sta già eseguendo le operazioni di videosorveglianza e di videoregistrazione sull'unità. Per quanto riguarda l'ASCII M50, il suo form factor da rack gli permette appunto una facilità da gestione degli hard disk. Semplicemente aprendo lo sportellino frontale abbiamo accesso alle varie baie per inserire gli hard disk sul quale verrà eseguita la registrazione video.